chiamerei invece qui il dottor Valentini, perché buonasera, perché mi avevano annunciato, ci diamo del tu, spero di poter, la tua presenza, perché io credo sia importante un messaggio, dottor Valentini, se non sbaglio nutrizionista, dico bene? Esattamente, giusto. Sia molto importante anche perché si è spesso parlato, lo dico da genitore, che dopo questa esperienza di Covid, che tra l'altro alcuni ragazzi poi hanno avuto, dopo questa sosta forzata di un anno e mezzo con allenamenti molto ridotti, molto meno intensi, e detta proprio in parole povere, lo dico da genitore, non è il caso di mio figlio, ma ad esempio alcuni suoi compagni di squadra ci siamo intozzati, abbiamo difficoltà spesso anche respiratorie, eccetera. Cioè, secondo me, ritornare a differenza di un atleta professionista che naturalmente è più curato in questo, ritornare a giocare non sarà semplicissimo e comunque bisognerà avere delle attenzioni anche sul piano della nutrizione, e questo noi genitori spesso lo sottovalutiamo, e ti lascio subito la parola. È tipico vedere una partita di bambini mezz'ora prima che scendano in campo il genitore al bar con bomboloni, brioche, cappuccini. Poi dopo succede quel che succede, ogni tanto c'è qualche ricordino in campo. Sicuramente non facile per me, così, dopo le bellissime esposizioni da Don Alessio Albertini e tutti i relatori, quindi cerco di rubare il meno tempo possibile e fare una piccola introduzione circa la nutrizione nei giovani, negli adolescenti, perché è importante dopo il Covid ripartire. Ripartire è importante perché in ambulatorio si stanno presentando sempre di più giovani con problematiche anche mentali, quindi per esempio stati d'ansia, depressione, stanno insorgendo sempre più precocemente, non solo nell'età adulta, e quindi questo tipo di problematiche come cerchiamo di risolvere insieme anche al genitore? Ovviamente parliamo di giovani anche sportivi, perché sappiamo tutti che con il Covid abbiamo azzerato completamente l'attività fisica, motoria, quindi anche gli sport di squadra, e l'accesso ai comfort food, al cibi, come giustamente diceva Grassi, giornalista, l'accesso a cibi molto più palatabili, semplici, che danno gratificazione immediata, può essere appunto ricchi di zuccheri come dei bomboloni o dei cibi industriali fatti apposta per dare un senso di gratificazione istantanea, ma anche appunto la sedentarietà ha creato tutta una serie di problemi che porta poi a dei problemi mentali, cioè psicologici, dalla depressione precoce agli stati d'ansia. E come cerchiamo di trattarli? Questi saranno dei cliché ovviamente che tutti conoscono: attività fisica prima di tutto. Io consiglio in primis al genitore che mi chiede: ma dottore, quale tipo di attività fisica consiglia? Sicuramente gli sport di squadra e di gruppo in questo periodo storico particolare, perché stimolano l'incoraggiamento a vicenda, la condivisione di obiettivi comuni, può essere la vittoria di una partita, il giocare con gioia, piuttosto che lo spirito di gruppo, sono tutti elementi che il calcio, ma anche altri sport di squadra, insegnano. Tornando più nel settore della nutrizione, perché è importante mangiare bene, soprattutto in questa fase? Perché un cervello sano ha bisogno di nutrienti, ha bisogno di aver mangiato bene, e quindi il benessere mentale passa anche per una corretta alimentazione in stile mediterraneo. Quindi noi nell'entroterra abbiamo degli ottimi prodotti nutrizionali, quindi di elevata qualità, che magari, come diceva anche Don Alessio Albertini, a Milano potrebbero non beneficiare di questi bellissimi prodotti di qualità, dal pesce selvatico che possiamo pescare alla carne dell'entroterra, no? A cui c'è grande attenzione anche al benessere animale, e quindi anche tutti l'alimentazione in stile mediterraneo, varia, equilibrata, senza restrizioni, quindi ovviamente senza diete restrittive, e nei giovani non si parla neanche di dieta ma di educazione all'alimentazione, quindi non bisogna fare dei discorsi troppo ferrei, quanto più educarli il più possibile a mangiare bene e a fare dell'attività motoria, come dicevamo, perché come accennava giustamente Don Alessio Albertini, l'endorfina viene prodotta durante l'attività fisica, che sono proprio ormoni del benessere, ci fanno stare bene, e se abbiamo mangiato bene sicuramente gli attacchi di panico o attacchi che colpiscono il cervello, quindi queste patologie, l'incidenza diminuirà sicuramente. Quindi cerco di rubare il meno tempo possibile, lascio domande, e anzi ringrazio per questa domanda e per l'intervento, mi ha fatto piacere.
Grazie a te, perché l'aspetto della nutrizione nei bambini, nei ragazzi che fanno sport è sempre un pochettino anche sottovalutato, anche da parte di noi dirigenti, delle società.